Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio farti vedere come si monta a regola d'arte un infisso in alluminio. Prima di tutto verrà fatta una predisposizione contro telaio fatto a regola d'arte e di quello ne parleremo in un altro video o puoi leggere gli articoli nel mio blog. Per il montaggio di un infisso a regola d'arte oggi nel 2019 occorrono i nastri termoespandenti. Nastri termoespandenti, anche quelli li puoi trovare nel mio blog, ci sono diversi articoli. Te li faccio vedere, sono dei nastri che vengono precompressi e si allargano con il calore che trovano dopo un po' che vengono aperti, quindi sono termoespandenti, qualcuno li chiama autoespandenti, ma in realtà sarebbero termoespandenti. Questi servono per garantire una tenuta termica e acustica all'interno del nodo, hanno delle barriere al vapore che consentono l'umidità di non entrare dentro il nodo e sono fatti con una tecnologia che all'esterno l'eventuale umidità che può entrare nel nodo secondario possa uscire verso l'esterno, quindi sono permeabili al vapore sul lato esterno e impermeabili nel lato interno. Vengono dimensionati a seconda dello sfioro che troverò tra muro e infisso o tra controtelaio e infisso e ne verrà montato uno nella parte diciamo adiacente alla mazzetta e uno sul fronte che farà la tenuta più importante per gli agenti atmosferici, quindi aria, acqua e vento. Oltre ai nastri di tenuta servono dei fissaggi buoni che verranno fatti con delle turboviti solitamente da 7,5 di spessore, due vicino agli angoli tra i 10 e i 15 cm e altre in posizioni circa 70 cm una dall'altra a seconda poi del peso del vetro che andremo a caricare. Poi altra cosa molto importante, nel lato inferiore della finestra i nastri termoespandenti non vanno bene perché hanno una tenuta all'acqua battente molto elevata ma non all'acqua stagnante. Quindi nel lato inferiore della finestra andrà predisposto o uno speciale nastro tipo quelli butilici o anche adesso dei nastri, ci sono dei nastri in schiuma di PVC, delle cose fatte apposta per il lato inferiore, oppure con dell'MS polimero che è un silicone modificato geneticamente, diciamo così, è un silicone che non macchia la banchina, che tiene per sempre, ha un'elevata impermeabilità all'acqua e anche un'elevata resistenza all'invecchiamento. Se la finestra è montata bene a regola d'arte, se il progetto è partito bene del montaggio a regola d'arte e viene montata come si deve, questa finestra avrà delle prestazioni di tenuta, aria, acqua, vento, termica ed acustica in linea con le prestazioni della finestra acquistata. Se le prestazioni del montaggio sarà inferiore, anche la finestra non avrà più quelle prestazioni. Quindi montaggio a regola d'arte affiancato a una finestra fatta a regola d'arte. Anche per oggi ho finito. Se vuoi leggere altri consigli sulla posa in opera, www.blogbisacchi.it e chiedi informazioni nel form che trovi qui sotto. Ciao e al prossimo video!